siamo sempre noi, figli di Bianca, ma anche figli di Mark Campanaro. Abbiamo qui con noi il signor Mafrici. Signor Mafrici, prego. Buongiorno, buongiorno a lei. Sa che stamattina sono andato a vedere i ragazzi, no? Siamo andati insieme a quello lì, perché ormai il martedì facciamo questa visita. Come stavano? Stavano benino, noi li abbiamo intervistati, abbiamo cantato anche con l'argentino, l'inno. Vedrai tutto nel corso del Chistisimo su Reggio TV giovedì sera, perché ormai per adesso stiamo dedicando anche un angoletto alla nostra squadra di basket. E come li hai visti? Erano carichi? Erano carichi e briscole pure. Ah. Ecco, carichi e pure briscole erano. E dobbiamo andare a beccare i giocatori di palloni. I giocatori di pallone. Vogliamo chiamare i giocatori? Ancora lo debbono dimostrare. Intanto dobbiamo andare, penso che domani mattina possiamo andare a trovare l'Allopresti di Gallico. E non lo so se si allenano all'Allopresti. La mattina sì, il pomeriggio al Granillo. Va bene, ma adesso vediamo domani mattina. Come si chiama l'argentino che abbiamo intervistato stamattina? Mario José Gerzetti. Ah, Gerzetti. Ragazzi, Bialetti. Chi c'è? Dovete sapere che. Chi c'è, compare? Che si dice? Dovete sapere che per colpa vostra il mondo della Lega 2 sia est che ovest non è più lo stesso, è completamente nel pallone. A chi gliel'ha suonato lei a Milano? Allora, cambiando discorso, anche perché queste dichiarazioni potrebbero compromettere la mia vita sentimentale. Lei è arrivato questo comunicato. Che io sappia, lui gliel'ha suonato a qualcuno a Omegna. Ci scrive la Givova Scafati. In merito al virus che ha interessato il team durante la trasferta della terza giornata di campionato di Serie A2, girone dell'Ovest, che ha condizionato la prestazione della squadra nella sfida persa contro la Bermè Reggio Calabria, rende noto e chiarisce che l'intero team, atleti, staff tecnico, medico e dirigenziale, è partito da Scafati nelle prime ore pomeridiane di sabato scorso, in perfette condizioni di salute. Giunge a Reggio Calabria, dove ha alloggiato presso un albergo cittadino. Sì. Ha mangiato presso quello albergo? Sì. Nella medesima struttura, dopo aver cenato nel corso della notte, gli atleti Loschi e Baldassarre e il coach Perdichizzi hanno accusato un forte malessere, manifestatosi in emesi e dissenteria acuta. Ma pure emesi addirittura? Anche pure emesi. Hanno beccato l'emesi? Sì. Tale da non consentire agli stessi di poter riposare. Al mattino seguente, nel corso della giornata, sì. Questo è il comunicato stampa di Scafati, ragazzi. Ma quando l'hanno fatto? Adesso? Dopo la parte, dopo che hanno perso. Sul fischio di sirena, com'è? Esatto, sì, quando Crosariolo saltava là sopra. Al mattino seguente, nel corso della giornata, dopo aver effettuato la colazione, l'allenamento di finitura al Palacalafiore e il pranzo all'interno dello stesso albergo, il malessere dei suddetti non si è placato. Anzi, lo stesso è stato altresì accusato anche dall'atleta portannese e in seconda battuta dal compagno di squadra Rezzano. Tutti, tranne Portannese, che più degli altri ha avvertito postumi negativi e dolorosi, hanno stretto i denti per essere presenti in campo. Bravi. Nonostante il suddetto virus abbia fortemente condizionato il proprio rendimento. E dove vogliono arrivare? E vogliono una partita vinta, cioè che buono. Un altro albergo per la prossima volta che vengono a Reggio. Allora. No, ma dico, questo cosa potrebbe portare? Scafati a chiedere la ripetizione? Secondo me potrebbe portare ad una bella querela o denuncia da parte della struttura alberghiera nei confronti pronti di Scafati, assolutamente ricordiamo. Sì, pure per chi ci rompi i cessi. Sì, veramente? Sì. Hanno scritto: ti aspetto fuori al palazzetto, no, Francesco perché... Polimene, c'era un numero di telefono sotto. Veramente, nel senso che andavano ogni minuto in bagno. Ecco. Quindi, ecco, che succede? C'è uno con la barba e guardate che siamo con la barba che in trasferta, quando andremo in trasferta a Scafati, io mi porto un panino a casa. Vabbè, ma perché? Perché non mi tembleno, no? Noi stiamo tentando il collegamento interplanetario, perché non basta il telefono naturalmente per noi. Ci vuole il planeta. Ci vuole il planeta. C'è un uomo con la barba e tignoso. Io ribadisco. Che fa gesti? Beruschi. Che mi sta? Beruschi? Cosa vuole da noi questo signore? Non lo so. Eccolo qua. Vuole vedere? Eccolo qua. Eccolo là! L'abbiamo visto. Che...
Con chi stiamo parlando? Con Andrea. Lei stupidio telefono. Sì, ormai il cursore. Ma chi è che vuole parlare con noi? Credo, se ho capito bene, abbiamo al nostro apparecchio Andrea Rossignol. Con delle racchette. Degli sci. Ciao Andrea, come stai? Ciao, tutto bene, voi? Ciao bene, Andrea. Bene. Siamo in collegamento con Andrea Crosariol, il centro della Reggio Calabria. L'avete visto? Ma l'abbiamo visto. Hai notato qualcosa? Sì, l'ho visto anche stamattina. Abbiamo scambiato così uno sguardo fugace. Hai fatto colpo su Andrea. Sì. È stato bravo. Sei stato bravo domenica, bravo, veramente. Grazie. Bravo. Ma ti ricordi quando giocavamo insieme in nazionale, vero? Ti ricordi di me? No, non mi ricordo. Va bene, non ti ricordo. Andrea, come sta andando questa tua avventura a Reggio Calabria? Ma sta andando molto bene, devo dire, mi trovo bene con la squadra, con l'ambiente. Bisogna vedere se la squadra si trova bene con te. Quello dovete chiamare altre 12-13 persone per scoprirlo. Andrea, di dove sei tu? Io sono nato a Milano. E sei milanista o interista? Io tifo Milan. In questo momento purtroppo. Non è una buona annata per il Milan quest'anno. No, dai, vediamo quanto ci mettiamo a rialzarci. Andrea, perché ogni anno questa squadra non compra quel centrocampista che secondo noi è in grado di dettare i tempi, di far fare il salto di qualità ad un centrocampo di una squadra più titolata al mondo come il Milan? E ogni anno c'è sempre la stessa lacuna. Sì, non so, penso che comunque tra Gagliani e tutti quelli che lavorano lì ne sappiano un po' più di me, però anch'io avrei lavorato un po' di più sul centrocampo e la difesa che sull'attacco, poi loro hanno fatto le loro scelte e noi siamo qua a tifare, basta. Andrea, però diciamo, scegliere un allenatore come Mihajlovic dopo Inzaghi, cioè secondo me si doveva andare su un allenatore più navigato. Ma io penso che abbiano provato veramente a prendere magari Ancelotti e una volta che l'ho rifiutato si sono buttati tu Mihajlovic. E invece del derby che ci vuoi dire? Il derby niente, l'Inter in quest'anno secondo me è più forte, c'è una grande squadra, un grande allenatore, quindi ci può stare di perdere un derby. Senti, io parlerei un pochino di basket per questa volta. Se ne capisci un pochino di basket, perché sei molto ferrato nel... Parliamo della Billy Milano? No, parliamo de... ecco, Andrea, del coach, secondo te è all'altezza o è un pochino Benedetto e un pochino oligo minerale? No, è abbastanza effervescente, devo dire, ha un carattere molto, diciamo, un po' incazzoso, però è una cosa giusta. Andrea, ascoltami, Ferentino perde contro Agropoli, che succede in questo campionato? Che Ferentino perde contro Agropoli? Ma devo dire che Agropoli sta stupendo tutti, quindi penso che per le squadre tra virgolette grandi ci possa stare di perdere una partita così ogni tanto. Niente, poi il campionato con tutte queste squadre a lungo, quindi una partita magari così può contare poco alla fine del risultato finale. Allora Francesco, per farti capire, Agropoli è la matricola del campionato, una squadra di giovani ragazzi che è andata a perdere contro Ferentino, prossima avversaria della Viola, domenica prossima alle ore 16, dove giocano atleti del calibro di Gigli, di Massimo Bulleri, di Imbrò. Cioè roba pesante, certo. Hai capito? Ho capito. Quindi Gigli, Imbrò, Bulleri contro Crosariol, Mordente, Rullo, Andrea. Credo che sia la partita delle partite. Esatto. Sfida tra titani? Come la vedi, Andrea? Sì. La vedo una bella partita, diciamo, non è la partita dei giovani, però speriamo di riuscire a dare un bello spettacolo, naturalmente non di vincere, però che la partita sia anche bella. Quanto è bello schiacciare a Palacalafiore con tutto il pubblico che si esalta per le due giocate? Molto bello, devo dire che c'era anche tanto pubblico l'ultima partita, quindi è una bella emozione. Naturalmente il pubblico tenderà ad aumentare con le tue schiacciate. Sì, con le schiacciate, il divertimento e le vittorie. Spero che più vinciamo, più inizieranno a venire sempre di più, se un giorno riuscirò a riempirlo del tutto. Come valuti la crescita del tuo giovane compagno Ion Lupusor, che ha disputato una gran bella gara domenica scorsa? Ha giocato veramente bene, nel senso, lui l'abbiamo visto anche nel precampionato quando ha dovuto giocare
ranking di tutte le amichevoli, che comunque le cose le sa fare. Diciamo che ha anche abbastanza la faccia tosta di quando entra a riuscire a giocare come se fosse un amichevole in allenamento, senza la paura che magari prende qualche giovane quando entra, e quindi è riuscito a far bene subito appena entrato. Come difendi la città di Reggio Calabria quando i tuoi amici milanesi offendono il sud? Beh, in questo momento devo dire che con questo tempo qua qualsiasi persona mi dica qualcosa, e gli dico: guarda, io sono ancora a pantaloncini e maglietta maniche corte, quindi prima di parlarmi di qualsiasi cosa del gioco del tempo, che è una gran cosa. Ottima risposta. Dunque, rinnoviamo l'appuntamento domenica. No, diciamo se che diciamo? No, i suoi colleghi di Scafati si sono sentiti male. Se vuole. Hai saputo che hanno avuto l'emesi, quelli di Scafati? Hanno scritto che hanno avuto l'emesi e la dissenteria. Ho sentito oggi, però non lo so. Giustamente. Loro hanno detto nel comunicato che sono partiti sani da Scafati e sono arrivati a Reggio che stavano male. Secondo me passa Ricosenza. Qualcuno ha giocato anche col mal di pancia. Tu ti sei accorto di qualcosa quando eri in campo? Nel pitturato c'era un'aria strana, Andrea. No, per fortuna no. Naturalmente il consiglio che vi diamo: quando andrete a giocare a Scafati, portatevi i panini da Reggio. Siamo il t-shirt pieno di cibo, infatti. Stiamo degenerando, ragazzi. Un po' troppo. Andrea, sei un grande, bravo, continua così. Grazie mille. In bocca al lupo, Andrea, ci vediamo domenica. Ciao. Buon lavoro, ciao. Ragazzi, l'aria cattiva nel pitturato non si può sentire. Però ragazzi, bisogna parlare allora, di queste ragazzi, cose. Bisogna parlare di queste cose, perché se noi vogliamo trasferire almeno quella, l'idea di tutti i figli di Pianca, e credo avendola sposata per forza di cose, è quella. L'idea del bar, di parlare, no? Ma soprattutto non dare la falsa idea di idealizzare l'essere umano. No. Cioè, l'essere umano, cioè, allora tu vedi per esempio un essere umano come Santo Frascati, fai 2+2, dice chi so va al bagno. Certo. Voglio certo, dire. Certo. Però ci sono degli esseri umani così curati, così eleganti, con giacca e cravatta, che pare che non che non giro mai al bagno. Esatto. Perché quelle modelle bellissime, tu potresti mai immaginare che vanno in bagno. E allora noi abbiamo svelato con questa trasmissione, con le nostre trasmissioni, che tutti quanti vanno in bagno. Perché li abbiamo umanizzati tutti, no? Cioè, perché poi alla fine siamo tutti animali, capito? Ora io voglio fare quel discorso, finalmente, che ci siamo fatti stamattina in bagno. Certo. Cioè, se noi non moriamo mai, non noi, l'essere umano, dalla nascita del mondo. Lui mi ha detto oggi avrebbe fatto 120 anni mio nonno. No, fa 120 anni mio nonno. Io faccio gli auguri a mio nonno che oggi compie 120 anni. Gli ho detto io, ma tuo nonno morivo. Morisci tu. No, non lo so, perché a me non me l'hanno detto, perché gli dispiaceva dire, a me non morissero niente. E vabbè, ma 120 anni penso che morivo. Mentre mio nonno li fa a novembre. Quanti? 120 li fa a novembre. Ho detto, immaginami, c'eromo tutti, non mi si moriva mai, avevano inventato la cosa. Dice, però quant'eromo? Ai tempi, voglio dire. Pensi lei, dottore Ielasi, che ha studiato. Ha pensato mai che se non moriva mai nessuno, quant'era un... Ma saremmo morti perché nel pianeta, sul pianeta non potevamo essere in vita tutti quelli ci saremmo in vita. Da Adamo ed Eva in poi. Ma no, Franco, tu immagini le cene a Natale, a Capodanno. Minchia quanto soldi al supermercato. Poi alla fine abbiamo deciso che siccome non potevamo essere così tanti, ne mangiavamo questa cosa. Immazzavamo noi le persone più anziane, ci allora... mangiavamo tra di noi. No, cioè, mangiare no, immazzavamo. No, ci Alfredo ha detto: come oggi si dice, sai, bene, facciamo un mazzamo porco a me casa. Avremmo potuto dire, sai, vedi che la settimana prossima ammazziamo zio. Ecco. Non lo vedo tanto convinto di questa teoria, però. Questi sono i discorsi che facciamo noi in macchina prima di venire. Non mangiamo, zio. Mancano delle salse sopra o così? Non lo so, ma poi si vede.
Siamo in mezzo ai cannibali, ragazzi. Io direi che con questa possiamo pure andare. Sì, posso mettere fulla. Ma non era male. Allora, tutto sta nell'abituarsi, ragazzi, della cosa, perché cioè, onestamente, fra un porco e un zio, penso che ci sia pure tu, zio. Stiamo parlando di suo zio, naturalmente, no, quello che chiamerà domani e le farà il culo così. Cioè, perché gli scosi, ma sì, era buono, zio, però me zio vi cucinai meglio la sua volta. Guarda, era un poco così. No, però quando lei ammazzava suo zio, certo, cioè, e invitava noi. Cioè, voglio dire, come si fa? Poi piano piano. Venite che non c'è sto zio stasera. No, no, uno faceva. Venite che il prossimo mese non potete mancare perché ci manzo nonno. L'abbiamo trovato l'inno del fanfullo. Ragazzi, piccola parentesi, facciamo in bocca al lupo a Austin Freeman. Sì. Ci hanno detto di un piccolo infortunio. Speriamo non sia nulla di grave. Certo. E aspettiamo notizie nei prossimi aggiornamenti. Vi terremo aggiornati, insomma. Bene. A proposito, io le faccio presente che da Piazza Carmine abbiamo perso i pomelli delle cassettiere. Sì, poi lo so, lo è so. Un argomento che possiamo affrontare meglio domani. Super pomelli, un giorno mi chiama la sua sorellina, dice: mi scusi, ho dimenticato i pomelli delle cassettiere. Delle cassettiere. Perché lui che cosa ha fatto un giorno? Ha scaricato il suo cellulare. Disse: fammi fare una telefonata. E gli è rimasto un numero in memoria a Sosolo. Sosolo, cioè, mi arriva che ero chi di rimuovere. Mi sono perso tutti i pomelli. Ci siamo, sì, ma chi è? La sorella di Ferdinando. Quindi è una sorvaccia. La pazzia e i famiglia. Quindi non lo so, mi sono ripromesso perché non gli ho detto. Ma che pomelli erano? Non lo so. Ottone. Allora ci andiamo a comprare. Quanti sono? La conosce? 500. Tutti insieme andiamo via. Buon pranzo a tutti. Ciao. Forza fanfulla.